Buonasera a tutti, oggi voglio presentarvi un altro video unboxing, farvi vedere delle cosette utili per il trekking, per la montagna, che ho acquistato su Amazon spendendo circa 30 euro, quindi pochissimo, delle cosette che non possono mai mancare, a mio parere, in uno zaino di un escursionista. La prima cosa che voglio farvi vedere è questo kit che comprende un coltello sopravvivenza e una torcia sopravvivenza, tutto pagato meno di 20 euro. Abbiamo già aperto in precedenza e inserito le batterie. Funziona con tre batterie da AAA, le piccoline lunghe strette. La torcia, iniziamo dalla torcia, impermeabile, tattica, possibilità di zoomare il fascio di luce, non so se si vede nel video. Questo è il primo acquisto, e sempre nel pacchetto un coltello sopravvivenza che non avevamo, con la sicurezza della lama, in modo che evitare più possibile possibilità di tagliarsi, seghetto sotto, apri bottiglie sopra, leggerissimo, facilmente richiudibile, taglia corda, non so se lo vedete, e dietro pure l'attrezzo, l'accessorio per spaccare il vetro se ci fosse necessità. Questa è la prima cosa che secondo me, e non solo secondo me, è essenziale per chi va in montagna. La seconda cosa, sempre costo di 15 euro, una valigetta di pronto soccorso che adesso voglio aprire insieme a voi. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Come prima cosa troviamo delle istruzioni, diciamo delle piccole regole scritte in diverse lingue per il primo soccorso. Poi una bustina impermeabile per richiudere le medicine personali se uno avesse da prendere medicine. E poi all'interno ci sono qui ad esempio delle garze sterili 6x8 cm, una serie di garze sterili, questo cotone assorbente, 10 pezzi di cotone assorbente per medicare le ferite, una comodissima coperta termica che non deve mai mancare, 130x210 cm, impacchettata in caso di ipotermia, per evitare l'ipotermia di un eventuale infortunato. Dei cerotti adesivi, garzette sterili 2x2 cm, una serie di garzette sterili, andiamo avanti, bendaggio triangolare per fissare ad esempio infortuni di eventuali lussazioni di spalle. Qui cosa c'è? Delle piccole salviette, una serie di infinite salviette con soluzione alcolica, antisettico allo iodio per disinfettare la ferita e la cute integra. Andiamo avanti, sempre delle salviette antisettiche per pulire ferite aperte. Qui cosa abbiamo? Altre garze sterili, misura maggiore rispetto alle altre, 4x4. Dall'altra parte, guanti protettivi misura L, dei cotton fioc, attuali purtroppo al momento, perché sono troppo corti per fare i tamponi. Non so se avete idea che quelli dei tamponi sono 10 cm minimo, comunque per disinfettare le ferite. Una benda per bendare le ferite. Andiamo avanti. Del nastro. Forbicina per tagliare bende eccetera, bellissimo. Qui dentro cosa c'è?
per tagliare eventuali fialette, eccetera. Se avessimo anche bisogno di tagliare qualsiasi cosa, un multifunzione, delle pinzette per eventuali zecche o schegge che si infilassero nel corpo sottocute, degli spille da balia per tenere ad esempio il bendaggio triangolare, un'altra benda più piccola rispetto all'altra che vi ho fatto vedere prima, un utilissimo fischietto, questo è veramente fantastico, tascabile, vediamo se funziona. Neanche un trillo malvagio, utilissimo nel caso qualcuno si perdesse o si cadesse in un crepaccio in un posto non raggiungibile. Questo è un laccio emostatico, credo, per frenare eventuali emorragie, e questo è un altro strip, scotch strip. Ultima cosa che c'è qui, questa è una maschera che spero di non dover mai usare. Apriamo velocemente, classica mascherina per eseguire la respirazione bocca a bocca, anche se devo dire, qui ci sono le istruzioni d'uso, la cosa fondamentale, questa parte si mette nella bocca dell'infortunato, si soffia, membrana, ha una membrana all'interno monodirezionale in modo che la saliva dell'infortunato non torni nella nostra bocca. Anche se devo dire che tra le due cose, sinceramente, sono molto più importanti le compressioni rispetto alle insufflazioni, ma quello non ve lo sto qui a spiegare. Chi ha fatto un corso di BLSD lo sa benissimo di cosa sta parlando. Bene, quindi credo di avervi fatto vedere tutto. Vi saluto, spero vi sia piaciuto il video. Lasciate un like. E commentatemi, ho idea, avendo qualche nozione di pronto soccorso, lavorando in ospedale, se volete, se vi può interessare, qualche nozione ve la posso dare in qualche video. Scrivetemi sotto in descrizione del video se è una cosa che potrebbe essere utile e interessante. Io vi saluto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, saluto tutti i miei amici, ciao, alla prossima.